Benvenuti a tutti, come avete visto la grande vittoria sulla Juventus, una Juventus che è stata davvero un po' inesistente se vogliamo, perché ha creato molto con il Matador Cavani, è stato abbastanza pericoloso, però alla fine la regina ha giocato una grande gara, non c'è nulla da dire. Purtroppo, signori miei, è arrivata una tegola che non doveva arrivare, ed è questa qui. Abbiamo Santander, un'infiammazione muscolare, quindi guarirà per dicembre, quindi l'abbiamo infortunato, e questo davvero, visto il programma delle partite, penso che rientrerà poi verso contro la Lazio, insomma ci siamo capiti. Allora, tolto questo, noi andiamo a farci la partita con il Bologna, andiamo a farci il nostro schema di gioco. Bologna, che vedete, Santander non sarà della gara, gioca Ciciretti dall'inizio, Benassi un po' stanco lascerà il posto a Benacer, poi abbiamo Calabria, Diaz può giocare a sinistra, ma io farei rientrare un po' gli otti in questa partita, oppure lasciamo lui, lasciamo Diaz, abbiamo bisogno di vincere. Scogna Milo, Ida, Camporese, poi vediamo se c'è Jacobucci, mettiamo Jacobucci o Piana, vabbè, lasciamo Piana, va. Davanti Magnin, che è andato in gol, Nunez, potremmo dargli un'altra possibilità a lui, vediamo cosa succede, ma Magnin, secondo me, visto che è sul mercato, è meglio farlo giocare così magari ci danno anche di più, dovesse segnare, e niente. Per il resto Obi, gran gol contro la Juventus, come avete potuto vedere, abbiamo Lombardi, Baselli, mettiamo Lombardi. Andiamo sulle nostre istruzioni avanzate, contropiede come al solito alle due possibili outsider di punta, terzini alti, non chiedo nient'altro che sinistra e destra, perfetto, Benasser può giocare anche lì, Lombardi è un po' più spinto in avanti, Camporese qua, e allora Lombardi lo facciamo salire, Scognamillo a sinistra, centrale Camporese, Idda sulla destra e Calabresi terzino. Andiamo ad affrontare Bologna, una squadra sempre molto difficile da andare a giocare, siamo al Granillo, secondo e ultimo episodio di questa domenica, si va in campo. Vittoria con la Juventus ci ha fatto rallegrare il nostro campionato, però la Juve è avanti, la Juve è avanti, e quindi non pensiamo allo scudetto, pensiamo a rimanere qui, siamo in zona Champions, incredibile. Ma il campionato è ancora davvero lungo. Ecco Arnautovic, che come sapete quest'anno gioca nell'Inter, ma non ha veramente spazio. Tutto pronto, grande entusiasmo a Granillo, e si parte proprio con Magnin. Scognamillo, palla all'indietro per Piana, poi abbiamo Idda largo qua per Calabresi, non c'è spazio, si deve ricominciare. Scognamillo, pallone a Diaz oggi a sinistra, lui che andrà via a gennaio. Benasser, Ciciretti, pallone a Calabresi, ancora Lombardi, Ciciretti chiama il pallone, Giannetti la mette giù, un po' di gamba tesa, poi c'è Varela, ma c'è calcio di punizione per il Bologna. Secondo me il fallo, ma insomma, Ciciretti ufficialmente fuori mercato, ve lo dico, starà ancora con noi, ma a meno che non arriveranno possibilità con tre quartisti un po' più forti di lui. Ho fatto una ricerca, ma non ce n'è. Attenzione al Bologna, Camporese, la palla a Ciciretti, va a girarla molto bene per Lombardi, che può proseguire il tocco per Magnin, che si può andare a girare Magnin. Palla in mezzo, giro palla, sfugge. Allora Giannetti d'esterno, c'è Diaz, la palla in mezzo a Ciciretti, controlla, fa partire questo tiro.
Skurovski la mette giù. Soriano, De Silvestri, il lancio lungo, c'è Camporese, bravissimo. Oggi Mediano, Piana, Camporese, fa salire Idda, centrale Ciciretti, Lombardi, bella la palla verso Magni, non ha difficoltà perché c'è l'appoggio di Calabresi che può andare liberissimo, la mette in mezzo, Gianetti, la palla ancora una volta parata dal portiere del Bologna, Benasser, pallone girato verso Diaz che si fa scudo verso Ciciretti, l'allunga per Lombardi, bello l'appoggio per Calabresi, ancora il tocco all'indietro, Ferguson toglie tutto, Sansone, attenzione in profondità per il gigante Arnautovic, mette dall'altra parte il pallone e meno male che era lungo. Indecisione qua di Piana di uscire. 0-0 nei primi 20 minuti, tempo corre. Calabresi, ancora Lombardi, cambia gioco per Diaz che è molto alto, disturbato, riesce a girare la palla a Ferrari. Skurovski avanza, piccoli passi, poi il gigante Arnautovic, Camporese lo contrasta molto bene, poi Dominguez, De Silvestri, ancora Bologna, palla all'indietro, prova Varela, lancio lungo, colpo di testa che non arriva, Scognamillo in ritardo, arriva Diaz, riesce, attenzione Calabresi, alza questo pallone per il nostro Lombardi, il tocco verso Ciciretti, subito da questa parte per Diaz, manovra la regina, Benasser, Ciciretti, bello l'appoggio qui, Giannetti controlla, va via Diaz, Diaz scarica ancora indietro, Benasser, tocco per Lombardi, carica questo tiro, fuori, bella regina quando viaggia in orizzontale diagonale, mamma mia, scambiano molto bene il pallone, ma la palla è fuori. Arnautovic, Idda, bravissimo, la mette lì, ma la recupera il Bologna, insistita Sansone, attenzione, la palla in mezzo, sporcato, meno male. Allora mette giù il pallone Piana, bello lancio per Diaz, tocco per Ciciretti, subito l'appoggio a Benasser, ancora Giannetti, mette in movimento Magnin che è veloce ma non basta, Ferrari libera, arriva Lombardi, bravissimo, attenzione che è fuori gioco, se la fa ridare ma no, non si sono capiti, Benasser, Ciciretti, la palla per Giannetti che si prova a girare, non riesce a caricare il tiro, Sansone, Soriano, Unner, Arnautovic, pallone da questa parte, insiste Calabresi, grande su Sansone, gliela toglie, Lombardi, pallone sotto le gambe, poi Magnin che si destreggia bene, tocco da questa parte, manovra ancora Calabresi, Calabresi tiene lì il pallone, bella per Lombardi che deve solo un tocco e crossarla per Giannetti, la traversa, porca miseria, camiseria, Camporese poi dall'altra parte fa salire Diaz, tocco per Benasser, Benasser palla ancora dentro per lui ma la sbaglia Ciciretti, Soriano, Arnautovic, attenzione a Bologna, Sansone, Arnautovic, De Silvestri, pallone lungo sbagliato, Scognamillo, Benasser, Diaz va a cambiare gioco, bellissimo, Calabresi la mette giù, chiama e riceve Magnin, controllo, controllo, c'è calcio di punizione, invece no, 0-0, ha subito un colpo, c'era ancora Thiago Motta nel Bologna. Allora signori, io direi di fare il nostro schemino con Giannetti seconda punta, Benasser lo andiamo a togliere, andiamo a metterci Nunez centrale,
anche Calabria mi sembra un po' stanco. Andiamo a rimettere Diaz a destra e facciamo entrare Liotti. Lombardi sarà pronto a entrare chiaramente Pulisic, che è in fase di rinnovo di contratto, è solo 16 anni, però andiamo a dare niente, nient'altro. Sì, il contropiede lo andiamo a fissare anche su Giannetti. Si ritorna in campo così. 0-0. C'è il Bologna, Varela, palla a Ferrari, prova a lanciare lungo, Camporese, ferma tutto, mette giù Scognamillo, appoggio qua a centrocampo a Benasser, Liotti, bello l'appoggio, Giannetti subito che la ridà, ancora l'1-2, Liotti, viene fermato molto bene, attenzione alla profondità qua. Scognamillo che va a chiudere, la palla è lunga, deve arrivare anche lì da parte il tiro di Arnautovic e poi libera. Ha fatto bene. Ha fatto bene a liberare così. Kyriakopoulos, Soriano, colpo di tacco intelligente, arriva Nunez. La palla d'esterno, Ciccianetti, Giannetti controlla, pesca Ciciretti in mezzo. Ancora il tocco per Liotti, la balzare in mezzo, colpo d'esterno, grandissimo gol di Nunez, e ancora una volta, mamma mia, ciao Darwin, mamma mia, grandissima palla di Liotti e la regina in vantaggio, ma che gol, a filo d'erba, a costo di rischio di farsi male alla testa, se non al viso. Rivediamo, guardate che bella palla Ciciretti qua, ma che gran cross, e poi il tuffo alla Paolo Pulici, alla Roberto Bettega, ed è 1-0 Regina, gol di Nunez che ritorna al gol, meno male. Varela prova a rilanciare lungo, Scognamillo la mette giù, attenzione a Soriano, allarga per De Silvestri, occhio a Scognamillo, ma c'è fuori gioco? Sì, fuori gioco. Allora si ricomincia con Piana, Liotti, bella la profondità, si affida a Ciciretti, il pallone in mezzo sbagliato, non importa, andiamo avanti, Ciciretti deve lavorare un po' di più sui passaggi. Lancio lungo, Scognamillo, Arnautovic, annullato. Orsolini, attenzione, la palla girata male, il tocco della regina adesso che sbaglia, Kyriakopoulos, ma sbaglia anche il Bologna, serie di errori, vediamo chi usufruirà di questa cosa, voleva lanciare Giannetti, la palla in mezzo che non passa, Orsolini, attenzione ad Arnautovic, chiude tutto Scognamillo, che peccato che non voglia rimanere, ma arriverà a Brosco. Esce Ferguson, entra Abisher, De Silvestri, ancora il pallone all'indietro, la palla per Soriano, attenzione Orsolini, Orsolini, palla in mezzo, libera Camporese, rimane lì il pallone, mamma mia, no, che rigore, ma che rigore vuoi, fammi capire, esce dall'aria Piana, palla affidata a Diaz. Il lancio sbagliato. Nunez, attenzione a Manin, ancora Nunez. Kyriakopoulos, attenzione che può avanzare deciso. Pallone Soriano, la palla appoggiata da Arnautovic e Sansone, c'è calcio di punizione. Calcio di punizione. Attenzione ad Arnautovic. Parte il tiro. Ed è un gran gol, qui non si può dire che è il gioco, qui l'ha tirata bene. A scendere, Piana non l'ha neanche vista arrivare. 1-1. Nunez. Andiamo un po' più su, forza ragazzi.
ancora Magnin, l'appoggio, Diaz. Diaz vede scattare Magnin che non ci arriverà mai più, invece sì, ci arriva, bravissimo ancora Diaz. Lo scarico centrale, Lombardi, a sua volta Ciciretti, palo, Madonna, Madonna, attenzione, remake Bologna. Ma oh, brutto intervento di Diaz, e qua scatterà il cartellino. Ed è ora che esce allora. No, il fallo c'è, dai, non facciamo, non diciamo cazzate. Questo era da espulsione un fallo così, Andata bene. E Diaz, tanto ormai è venduto, possiamo anche toglierlo. Non vuole rimanere, non ha voluto, ha cercato una nuova squadra. Andiamo a mettere Camporese da questa parte, Diaz lo togliamo e ci mettiamo Hernani. Anche Ciciretti non ce la fa più, vabbè, non importa, andiamo così. Diaz non protesta perché i due che saranno venduti si troveranno forse contro uno all'altro, si vedrà. 1-1, peccato. Ferrari. Va a metterla lunga Ferrari, colpo di testa, la palla rimane lì, Hernani deve andare a recuperare, va a chiudere anche Camporese, deve portare fuori l'avversario, attenzione Orsolini! Porca sozza, con questo qua non si deve sbagliare, questo è forte, guardate che brutto gesto che fa ai tifosi della Regina. Ma sto montato di merda? Ma neanche avessi vinto chissà cosa nella tua carriera, dai, stai bravo! Che brutto gesto, che brutto gesto, che brutto gesto, che brutto gesto. Bruttissimo. Giudicate voi nei commenti se volete commentare, bruttissimo gesto, queste cose non si fanno, eh. Giannetti, la palla in mezzo, Hernani. Pallone ancora fioccato, difende Magnin, la gira per Camporese che deve solo andare al cross, la riesce a mettere al pelo, calcio l'angolo. Brutto gesto di Orsolini, non mi è piaciuto. Ciciretti, palla Camporese, lo scarico, Liotti, bravissimo, aveva fatto una bella cosa, attenzione Arnautovic, 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 vediamo cosa farà. Lo scatto verso Sansone, Sansone messo giù, si prosegue, attenzione Orsolini, deve uscire piana. Boh, mamma mia, stavolta l'hai sbagliata, stronzo. Neanche avessi vinto 10 Coppe Campioni, 20 scudetti. No, non sopporto anche se è un gioco queste cose qua, non vanno bene. Liotti, andiamoci Ciretti, fatti vedere. Bravo Liotti, elude la marcatura, Ciciretti, ancora la palla Hernani, Hernani guarda di là, bravissimo, la palla adesso verso Camporese, Camporese, il tocco, provava lo scarico su Nunez che era libero, Sansone non la fa passare, attenzione a Davischer, Arnautovic, Soriano, chiuso, palla che rimane lì, che culo, attenzione da questa parte, Sansone, pallone in mezzo, Scogliamillo. E Ornani, bravissimo, Ciciretti, subito a far partire la manovra del... Niente, non è passata, non è passata. Lombardi, qui sbaglia, Sansone, Camporese, deve andare a chiudere. Brande, non è fallo, assolutamente. Pallone Nunez, 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 Nunez. Può andare avanti Nunez. Un altro dribbling, poi sbaglia sempre, l'appoggio anche lui. Recuperiamo però palla con Ida, il pallone adesso in mezzo, Magnin, Ciciretti, la palla allargata, c'è Ida, 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 la mette in mezzo, non passa, non passa, c'era Nunez. Attenzione alla palla Arnautovic, Arnautovic, messo lì. C'è uno scontro ferro e fuoco in questa partita, ma andremo a perdere col Bologna. Porca miseria, ladra, maledetta. Orsolini, messo giù, non è piaciuto, non sono piaciuti, si è innervosita la partita. Pallone, ultima azione e finisce, non c'è più tempo. Il Bologna sbanca con un brutto gesto di Orsolini, questo me lo segno.
Vince 2-1. Andiamo a leggerci i risultati. La Regina cade in casa col Bologna, la Juve vince a Milano con l'Inter 3-0. Napoli Spal 3-1. Venezia Lecce 1-3. Perde Genoa 2-0. Perde il Toro in casa col Bari, vince la Roma Empoli. Brescia Salernitana nella partita del gemellaggio, vince 1-0 Brescia, Pescara ancora che perde, 2-0 la Fiorentina, Milan Lazio 0-0 la classifica, la Juve se ne va, 37 punti, Brescia 29, Regina 27, Napoli 26, la Fiorentina 25, la Lazio e Torino 23, Genoa, Salernitana, Inter 22, Milan e Udinese 21, Bari 20, Roma che prende una gran boccata d'ossigeno insieme al Bologna 17 punti. Lecce che risale 16 insieme a Venezia, Pescara 12, Spal 10, sempre ultimo l'Empoli. Questo è quanto è successo nel secondo e ultimo episodio del weekend. Ci rivedremo lunedì, domani, l'ultimo giorno di settembre contro la Fiorentina. E intanto andiamo a vedere, qui sono arrivati forse delle richieste o forse Pulisic. Dovrebbe esserci Freccia Verde. Oh, bene, bene, Pulisic ha rinnovato. Sono contento, meno male. Magnin ancora continua a non essere richiesto. E quindi niente ragazzi, in osservazione abbiamo questi. Aspetta, che cazzo. In lista selezionati abbiamo questi. Come sapete, vabbè, Crescenzi deve andare via Favale, se no non può arrivare. Zappa lo teniamo lì, non si sa mai. Calhanoglu, impensabile poterlo avere. Rashford, anche lui mi piacerebbe, ma guardate quanto costa, 52 milioni di euro. Prenderemo uno, se andrà via Magnin, prenderemo uno tra Trelles e il mio vecchio amore, Salcedo del Sassuolo. Ok, ragazzi, io direi che è tutto. Ci rivediamo domani mattina, Fiorentina, Lazio, siamo quasi alla fine del girone d'andata, mancano poche partite e ora vi saluto. Ciao ciao!